siamo prigionieri di una realtà oscura che altri definiscono il male, la Chiesa chiama il demonio, che trova ogni pretesto per farci fare delle guerre. Pretesti assurdi, come quella nell'ultimo caso che riguarda la Russia contro l'Ucraina. Perché l'America ha impedito che l'Ucraina diventasse un paese neutrale. Ecco, ma questo, per far capire meglio, bisogna risalire alla Seconda Guerra Mondiale, quando stranamente, Hitler, che era alleato della Russia e aveva già conquistato tutta l'Europa, pensò di attaccare la Russia stessa, che le costò un fallimento enorme di uomini, milioni e milioni di tedeschi morti sui fronti della Russia, e perse tutto quello che aveva conquistato precedentemente, il suo grande, enorme potere sull'Europa stessa. Tant'è vero che fu in quell'occasione che intervenne anche l'America e Hitler venne sconfitto, pur essendo quasi vicino ad avere per primo la bomba atomica. Ecco, questo è il primo. Dopodiché passiamo al Giappone, che aveva invaso la Cina con un'enorme bestialità, il suo esercito seviziò, uccise, stuprò donne e bambini per settimane. E poi decise di attaccare le navi americane a Pearl Harbor, distruggendole. Ecco, l'altra mossa stupida, assurda, è quell'attacco contro gli americani. E costarono due bombe atomiche americane sulle sue città. Ecco, come dico, azioni stupide, incomprensibili, fatte da uomini di potere che le sono costati tutto quello che avevano. Il Giappone perse la sua autonomia e non poté più avere armi né un esercito che aveva prima. Così la Germania perse tutto, e Hitler stesso, che era scampato a circa 40 attentati, si suicidò nel suo bunker. Ecco, questo l'ho detto per far capire a coloro che ancora non credono che oltre questa realtà c'è un potere negativo che controlla la Terra, e non Dio, l'essere supremo di cui si parla, ma qualcuno che si spaccia per lui e che gode, si nutre della sofferenza degli uomini, del loro dolore, della loro morte. E così è iniziata anche, per un pretesto assurdo, anche quest'ultima guerra, che potrebbe sfociare in una guerra nucleare, e allora sarebbero milioni di morti. E tutto perché? Perché colui, l'entità che definisco negativa, riesce a controllare la mente di uomini di potere, per far sì che si scatenino delle guerre atroci, immani, causando milioni e milioni di morti. E finché questo la gente non lo capisce, continuerà ad ammazzarsi, a soffrire, a piangere e a morire. Ecco perché ho sempre detto, e ho fatto un video, anzi una playlist, in cui è un canale in cui dico: vivi, evolvi, esisti. Evolvere vuol dire capire chi controlla questo mondo, chi controlla gli uomini, e vuole che essi soffrano, piangano, vedano i loro figli morire, le loro famiglie, e tutto quello che succede anche nelle società normali ogni giorno, riportate dalla cronaca, dove i figli uccidono il proprio padre e poi lo bruciano, o diversamente bambini o poco tali a 15 o a 14 anni che sterminano le proprie famiglie. Non è questione psicologica o deviazione mentale, ma è qualcuno che si nasconde dietro, o si cela, meglio ancora dire, questa nostra ignoranza, per colpirci quando e come vuole.
e prima che sia troppo tardi per il mondo intero. È meglio che gli uomini inizino a capire, a aprire gli occhi, per decidere con la loro testa ciò che è giusto o no, per evitare delle guerre inutili, per evitare di morire per niente.